nei primi del Novecento, gli zii Pedemonte Pietro, Pedemonte Rinaldo e Baldini Gaetano fondano una società su impianti elettrici. Poi dagli impianti elettrici passano alle forniture di bordo navali negli anni 40 più o meno, dal 35 al 40, si spostano poi qua in Via del Campo da San Pier d'Arena, dove fra 6 anni fa un secolo. Questo in via sommaria. Dopo gli zii è subentrato, quando è mancati i due zii, Pedemonte, Pietro e Rinaldo, era subentrata mia madre per 10 anni, dopodiché sono subentrato io. Tu come ti sei avvicinato a questo, a Ah, questa io proprietà? 40 anni fa, mentre andavo a scuola, mentre facevo liceo, classico, che non c'entra niente, venivo a aiutare. Di E lì ho quindi? imparato guardando, senza studiare, senza far niente. Poi vabbè, certo, per avere l'abilitazione sugli impianti elettrici, il certificato RINA da frigorista, perché ho un patentino proprio che vado in giro come sono le normative europee, ora che senza patentino non puoi Non puoi fare installare più niente. niente. A 50 anni col gas, con l'installazione della climatizzazione, sono dovuto andare a scuola con i ragazzi, vabbè. Mi prendevano in giro. Invece com'è cambiata qui la zona Ma. rispetto a quando hai iniziato a lavorare? Guarda qua, guarda ora. Qui scendiamo in un argomento che diventa un po', diciamo, delicato, perché si potrebbe dire delle cose che poi dicono: "Ah, ma sei razzista?". No, qui non è questione di essere razzista, è che è allo sbando la situazione. Cioè, ero un bambino, stiamo parlando di 55 anni fa. Sì. Io a 6-7 anni ero qua a giocare qua fuori, ero nel 60, era un'altra storia. Adesso è un disastro. È un disastro, è un disastro. Secondo me l'amministrazione, che aveva detto che avrebbe fatto tanti controlli sulle tasse comunali, questo ci ribadisca a dirlo, non lo fa. Perché risulta dai dipendenti del comune della Tari, che passano tutti gli anni a darmi beige, io pago 1.300 euro qua di spazzatura, che tanta gente, tutti questi. Allora, in Via del Campo la Tari la paga solo il 49%. Ecco, questo vuole essere il mio riassunto, cioè se a partire dalle situazioni comunali e regionali ci fosse la verifica e il controllo, per poi allargarsi in tutta la regione Liguria, poi sulla nazione, Molto pagheremmo debito. tutti meno. Perché su questo io non transigo. Non si può pagare 1.300 euro di spazzatura per niente, praticamente. Vedi com'è. Mio figlio non farà questa vita, sta finendo il nautico, ha già fatto i primi imbarchi come allievo ufficiale, perché non c'è futuro così, così non va bene. Quindi Finché finita. ne ho voglia io, bene, poi quando non avrò più voglia io finisce tutto. Cioè non lo vedo, non c'è un domani. Anch'io sono in questo momento uno straniero in casa mia.